Non piangere, Dio ti visiterà. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Anche oggi prendiamo in mano la parola di Dio, la Bibbia, e proclamiamola nella nostra giornata, nella nostra vita, perché ci darà la forza per affrontare tutte le prove di oggi. Leggiamo insieme il capitolo 7, dal versetto 11 al 17 del Vangelo secondo Luca. In seguito, Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da grande timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Amen. Cari amici, ecco che procedendo in questo bellissimo capitolo 7 del Vangelo secondo Luca, Gesù si reca ad una città chiamata Nain, dove insieme a lui c'erano i discepoli e una grande folla, quindi un corteo funebre. Infatti si dice che veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Quindi da un lato Gesù con un corteo di vita, colui che annuncia la vita, la speranza, il regno di Dio in mezzo a noi, ma dall'altra parte un corteo funebre, in lutto. Era morto un ragazzo, un figlio di una vedova. Una situazione molto triste. Gesù, vedendola, fu preso da grande compassione. Pensate che l'evangelista Luca in questo passo dice: il Signore fu preso da grande compassione. Lo nomina in greco o Kyrios. Quindi non Gesù, il Signore. È un titolo prettamente pasquale, il Signore. È il Signore della vita. Luca lo nomina già come il risorto, colui che ha sconfitto la morte, colui che porta la misericordia del Padre. Il verbo usato è splanchnizomai, un verbo che significa avere commozione, compassione dallo splanchnon, cioè dalle viscere, di dentro dell'uomo, della persona umana, ma qui si parla di Dio. Le viscere di Dio si commuovono per la situazione di questa donna, per questo lutto, per la nostra vita. Gesù, immagine visibile del Dio invisibile, ha una reazione prettamente di misericordia, compassionevole, cioè va dalla madre, da questa donna povera, fragile, disperata, e le dice: non piangere. È qualcosa di assurdo. Come può un uomo dire a questa vedova, priva e privata ormai del figlio, non piangere, invece di consolarla? Gesù è il Kyrios, è il Signore della vita. Quante volte noi siamo in questo corteo del lutto? La situazione della nostra vita, della nostra famiglia, del lavoro va male e noi viviamo il lutto. Siamo disperati, siamo scoraggiati. Gesù viene anche oggi nella nostra vita, bussa
alla porta del mio cuore e mi dice: Luca, non piangere. Si avvicinò, toccò la bara e disse: ragazzo, dico a te, alzati. Ci rendiamo conto che Gesù è il Kyrios, il Signore della vita? Abbiamo ascoltato ieri, quando il centurione dice: tu hai autorità nei cieli e sulla terra, così come io ho autorità con la mia centuria, con i miei soldati, con il popolo. Gesù ha autorità e ha comandato ad un morto, ad un cadavere: ragazzo, dico a te, alzati. Nulla è impossibile a Dio, cari amici. Nulla è impossibile al Signore della vita. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. E tutti, presi da timore, glorificavano Dio dicendo: Dio ha visitato il suo popolo. Amen. Oggi questo brano tocca fortemente la nostra vita. In quale corteo stiamo viaggiando, stiamo camminando? Siamo nel corteo con Gesù, un corteo di vita, dove diciamo: Cristo è risorto, Cristo è in mezzo a noi, Cristo è la nostra forza, la nostra roccia, la sua parola ci guida, oppure ci troviamo oggi in un corteo di lutto, di sofferenza, di morte, come questa donna, con tutte le giustificazioni e le motivazioni giuste, appropriate, idonee al pianto. Ecco che allora Gesù vuole entrare nella tua vita e ti dice: non piangere, basta piangere. Rimetti la tua vita, la tua situazione nelle mie mani. Io posso intervenire. Poi il modo di intervenire di Dio è una sua faccenda. Non interviene secondo ciò che noi pensiamo. Lui ha 100.000 modalità di intervento, ma vuole da noi solo una cosa: la fiducia. Vi invito a deporre la vostra vita nelle mani di Dio dicendo: Signore, ho fiducia in te. Ho fiducia che ciò che è accaduto a questa vedova di Nain può accadere anche a me. Ho fiducia che se tu intervieni nella mia vita, nella situazione di morte che sto vivendo, coi miei occhi posso vedere che tu risusciti questa situazione, che tu intervieni. Vieni, Signore Gesù, io ho bisogno di te. Ho bisogno di incontrarti, di sperimentare nella mia vita personale, familiare, che tu sei il Kyrios, il Signore che ha ogni potere nei cieli e sulla terra. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è: non piangere, Dio ti visiterà. Rimetti davvero la tua vita nelle sue mani. Il Signore è pronto ad intervenire e a cambiare la tua situazione. Amen. Carissimi amici, questa domenica 22 settembre a Milano alle ore 15 faremo un bellissimo incontro chiamato Gesù Vive, proprio come questo corteo. Vi invitiamo, se siete nelle vicinanze, iscrivetevi sul nostro sito e pregheremo insieme, proclameremo la sua parola e vogliamo vedere coi nostri occhi che Gesù è vivo, è risorto, è in mezzo a noi. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani, ciao! Non vivere secondo ciò che vedi, vivi secondo ciò che Dio ti ha promesso, secondo ciò che tu leggi nella sua parola e che ogni giorno ti dice. Abramo sperò contro ogni speranza. Quante situazioni nella tua vita intervengono, persone, crisi, fatti che ti allontanano da questa speranza, ma Dio ti dice: abbi fiducia in me. E Dio, che è fedele, ha dato un figlio a Sara. Viene chiamato Isacco, un nome che è una gioia, il sorriso di Dio. La fede quindi non è credere a ciò che io sento, ma la parola di Dio, alla sua promessa.